Francesco Monte ha sognato la madre morta sull'Isola dei Famosi, parla Nadia Rinaldi, è stato davvero male. Isola dei Famosi, Francesco Monte ha sognato la madre morta ed è stato molto male, la rivelazione di Nadia Rinaldi. Nadia Rinaldi è tornata a parlare di Francesco Monte. Dopo aver ribadito di non aver mai visto il ragazzo fumare marijuana sull'Isola dei Famosi, l'attrice ha svelato un momento di difficoltà dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Nadia ha raccontato a Verissimo che Monte ha sognato la madre morta in Honduras. Un sogno che ha turbato parecchio il Tarantino, che si dimenava durante la notte, facendo preoccupare parecchio la Rinaldi e tutti gli altri concorrenti del reality show. Francesco è stato molto male per quel sogno e non lo ha nascosto ai suoi compagni di avventura, che hanno cercato di supportarlo e sostenerlo. Nadia Rinaldi parla a Verissimo del sogno di Francesco Monte. Ha sognato la madre, è stato davvero male. Eravamo tutti preoccupati per lui, ha spiegato Nadia Rinaldi a Silvia Toffanin. Solo in quell'occasione l'attrice ha scoperto che Francesco Monte ha perso la madre qualche anno fa, quando aveva poco più che 20 anni. La donna è scomparsa a causa di una malattia, ma l'ex cronista di Uomini e Donne non ha mai svelato ulteriori dettagli. Quel dolore è ancora troppo forte per Francesco, tanto che parla con difficoltà dell'argomento. Proprio sull'Isola dei Famosi Monte stava cominciando ad analizzare meglio la sua vita quando è stato poi costretto a lasciare la trasmissione a causa delle accuse di Avenger. Le parole di Francesco Monte a Verissimo. Stavo cominciando a metabolizzare alcuni aspetti della mia vita, come la rottura con la mia ex fidanzata, quando è successo tutto questo. La produzione mi ha avvisato di quanto stava accadendo in Italia, non potevo restare in quella condizione all'Isola dei Famosi, ha confidato di recente Francesco Monte a Verissimo.